La pallavolo con la bella e importante vittoria della Leo Shoes ieri al Palapanini contro la capolista Lube Civitanova, ma oggi è anche il giorno dell'ufficializzazione del rinnovo del contratto del palleggiatore statunitense Micah Christensen. La regia gialloblu sarà sua per le prossime 3 stagioni. Partiamo da qui. La notizia era nell'aria da oggi, è ufficiale. Micah Christensen sarà il palleggiatore di Modena Volley per le prossime 3 stagioni. La scelta è fatta, saranno le mani del regista havaiano a guidare il gioco gialloblu fino alla stagione 2023-2024. A sgombrare il campo dalle voci di trattative aperte anche con l'ex alzatore modenese Bruno Rezende arriva l'ufficialità del club della presidentessa Katia Pedrini, che posiziona un altro tassello importante nello scacchiere del progetto tecnico scritto insieme ad Andrea Sartoretti e ad Andrea Gianni. Modena dunque si smarca dagli altri top club e blinda Christensen, non a caso tra i migliori in campo anche nel match vinto al Palapanini contro i campioni d'Italia, d'Europa e del mondo della Lube Civitanova. E se Trento ha prolungato il contratto al regista azzurro Simone Giannelli, tocca ora a Civitanova e Perugia gestire quelli in scadenza dello stesso Bruno, che valuta seriamente anche la possibilità di un ritorno in Brasile, ed è Cecco che sul tavolo ha una proposta di entrambi i club. Continuare a giocare qui è un sogno che si avvera per me e per la mia famiglia, le prime parole di Micah Christensen. Modena è una città speciale, la più bella realtà dove fare ciò che più amo al mondo, giocare a pallavolo. Il futuro è scritto con la diagonale ancora composta da Christensen e Zaitsev, il più che probabile arrivo da Trento del libero francese Grebelnikov e i dubbi che si spostano ora in posto 4. Anderson ancora un anno di contratto. Benji Bednorz è sempre più tentato dalle offerte che gli arrivano dalla Russia. Kubiak giocherà i playoff in gialloblu, ma per restare dovrebbe rinunciare al contratto in essere per tornare in Giappone. E poi c'è la suggestione Ngapet, diviso tra la Russia e il desiderio di tornare sotto la ghirlandina. Qualunque sia la soluzione finale, gli schiacciatori di Modena saranno dei top player. Una vittoria pesante dunque quella conquistata ieri dalla Leo Shoes, che ha fermato la corsa della capolista, ha piazzato il primo colpo della stagione contro uno dei top team della Superlega. Allora sentiamo le parole di Andrea Gianni e Ivan Zaitsev. Dal 26 di dicembre abbiamo cercato di cambiare alcune cose nella nostra squadra e credo che stasera, anche dopo il primo set, abbiamo avuto la capacità con Moro Difesa di recuperare tanti palloni. Io credo che la nostra squadra sia una squadra che ha dimostrato di attaccare bene, di battere bene, però nella prima parte della stagione secondo me quello che non abbiamo fatto è stato il Moro Difesa. E a questo livello qui, se ti mancano questi due fondamentali, non puoi giocare a vincere. E quindi ci siamo messi sotto, e consapevoli di alcune pecche che avevamo nel gioco, e per migliorarle tutti insieme, e lo stiamo facendo. Io credo che quello che rende questa squadra più solida è proprio avere la tranquillità che dall'altra parte possono attaccare tante volte, ma noi non tocchiamo, li difendiamo. E questo fa parte secondo me delle grandi squadre e dobbiamo continuare così. Sono tante partite, arrivare alla Coppa Italia è difficile, e vanno prese ognuna, ogni squadra che andiamo a incontrare ha un sistema diverso con giocatori diversi, ma quello che non deve cambiare è il nostro focus, il nostro atteggiamento, che lo si vede in partita ma nasce dall'allenamento, per cui dobbiamo continuare a lavorare come stiamo lavorando. È la prima vittoria contro una grande, penso, della stagione. E è bella non tanto per l'aspetto tecnico, perché è successo un po' di tutto in campo, gente che si appendeva alla rete, palle che cadevano a mezzo metro dalle mani, l'arbitro non fischiava, vabbè, normale, cose che capitano, ma è stata bella per l'energia che abbiamo respirato all'interno del nostro palazzetto, è stata bellissima. E purtroppo, se devo recriminarmi soprattutto una cosa, è stata l'inizio di partita con quel primo errore in attacco, non tanto per l'errore in attacco ma per non aver trasmesso alla squadra subito lo spirito combattivo, perché ti capita la prima occasione, come aveva detto Giangio, bisogna essere bravi a sfruttare le occasioni che ci daranno loro, e alla prima che capita io la sbaglio, lì mi sono incazzato parecchio e ci ho messo un po' a entrare in partita. I ragazzi mi hanno aiutato, è stata una bella prova di squadra, soprattutto perché siamo riusciti anche a battere forte e possiamo migliorare, perché logicamente è stata una partita molto tesa dal punto di vista nervoso, però dai, intanto ci auguriamo.